Buonasera Presidente e colleghi senatori. Ringrazio i colleghi di Commissione per il lavoro svolto, i rappresentanti di Governo per il confronto costruttivo e i colleghi senatori non titolari della Commissione Bilancio che hanno dato il loro contributo partecipando alle sedute della Commissione. Oggi discutiamo una legge di bilancio che oltre a contenere misure economiche per lo sviluppo del nostro Paese, contiene provvedimenti significativi per i nostri comuni. Da sindaco di un piccolo paese della Bassa Veronese, il comune di Concamarise, confido nel governo che potrà mettere in atto alcune richieste avanzate dai sindaci presentate attraverso gli emendamenti. Alla mia anticipazione nei giorni scorsi della possibilità di queste misure ai sindaci del mio territorio ho ricevuto note di speranza ed entusiasmo. Tengo a precisare che tali note di speranza non mi sono giunte esclusivamente dai sindaci della Lega, ma anche da molti altri sindaci di estrazioni politiche diverse dalla mia, anche da sindaci rappresentanti per la quasi totalità dei gruppi politici presenti in questo Parlamento, anche da sindaci del Partito Democratico. Lasciate che intervenga, prego. O di lista civica di centrodestra e centrosinistra. Con la legge di bilancio il governo darà un occhio di riguardo per le fasce sociali deboli. Attenzione per le amministrazioni locali, per quei sindaci dei comuni che vivono per la gente e con la gente. Sindaci che respirano i sentimenti delle comunità che amministrano, che siano positivi o negativi questi sentimenti delle comunità. Qui di seguito elencherò le principali misure che potrebbero andare in vigore nel 2019 e che riguardano i comuni italiani. Uso il condizionale perché il Parlamento nelle prossime ore sarà chiamato a votarle queste misure. Modifiche significative alle regole di finanza pubblica relative agli equilibri di bilancio in riferimento all'utilizzo degli avanzi di amministrazione a seguito delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, possibilità di richiedere anticipazioni di tesoreria per accelerare il pagamento dei debiti commerciali, incremento delle risorse per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici pari a 25 milioni per il 2019 ed euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Contributi per 400 milioni di euro per la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale. Semplificazioni degli adempimenti contabili. Le società a partecipazione pubblica che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente non verranno messe in liquidazione. Revisione del codice degli appalti senza gara per gli importi inferiori a euro 200.000 e con queste misure fra l'altro daremo la possibilità di cantierare immediatamente i lavori pubblici facendo lavorare le aziende del territorio e i dipendenti delle aziende. Affidamento del servizio di tesoreria alle Poste Italiane per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, quei comuni che fra l'altro spesso vivono la difficoltà delle chiusure degli uffici postali e con questa misura possono dar vita agli uffici postali dei propri comuni. Concludo aggiungendo che siamo consapevoli che da parte di tutti si vorrebbe fare di più, ma come ho più volte detto in questi miei anni da sindaco, 9, non abbiamo la bacchetta magica, ma stiamo operando comunità verso idee concrete. Siamo i primi a voler vedere risolte le molte questioni anche ereditate, ma non vogliamo prendere in giro gli italiani e il paese. Siamo tutti memori delle sparate di qualcuno, non siamo quelli del nuovo miracolo italiano, non siamo quelli che hanno promesso agli italiani che entrando in Europa si sarebbe lavorato 5 giorni alla settimana. Non usiamo lo stile delle promesse del bomba, quel motto l'Italia cambia verso che contrapponeva il futuro alla conservazione.
Un collega nella seduta di commissione di bilancio serale di ieri sera ha definito come, cito le testuali parole, sfigati coloro che dovranno approvare la legge di bilancio a fine anno 2019, quindi quella del prossimo anno. Io rispondo che gli sfigati sono stati gli italiani governati dal governo precedente, dove il futuro, quello dell'Italia che cambia verso, riservato, è stato quello di stipulare le nostre comunità di richiedenti asilo, dovendo scendere nelle strade insieme ai nostri compaesani a manifestare. Concludo manifestando contro la vostra volontà di svilire i nostri territori. Noi siamo qui per lavorare a testa bassa. Bene, grazie.